Io e Fernando ci siamo conosciuti in una società aquidonia e sono contento che mio figlio abbia voluto seguire lui, Fernando, perché prima di tutto è un educatore, la cosa principale, e poi gli deve insegnare il calcio. Nella mia piccola esperienza, tornando al discorso dei genitori che vogliono entrare in campo, che dicono ai figli, secondo me sono tutti genitori frustrati che pretendono che il figlio diventi quello che loro non sono potuti. Certo, quello che diceva la psicologa Esatto, prima, sì, tornando sempre la al discorso, dottoressa. perché si sentono in mezzo ai campi di tutto, parolacce, bestemmie, No, io durante vedi bambini che un torneo con due società piangono. importanti ho visto un genitore che ha tirato fuori una pistola. Esatto, vedi bambini che piangono, il E due società bambino deve importanti, sbagliare, importanti. il bambino deve Quindi sbagliare, non vi dico le due società. se sbaglia deve essere redarguito nei giusti modi. Contro l'arbitro, ovviamente. Sì, Sì, sì. se sbaglia deve essere redarguito nei giusti modi e se invece fa una cosa fatta bene, deve essere logicamente come il mister. Certo. Si vede di tutto. Lo sappiamo che si vede tutto. E Tra i anche io genitori. quando vado a vedere le Vorrei partite. dire una Sì. cosa poi. Sì. Sì. Prego. Allora, tra i genitori abbiamo un dirigente accompagnatore che da poco si è avvicinato al calcio perché il figlio da poco gioca a calcio. E volevo sapere cosa ne pensa dell'ambiente del calcio, visto che da poco è entrato nel nostro Un ambiente, ruolo molto signor importante, quello dei Mancinetti, genitori Fabrizio, che accompagnatori. ha Se non anche ci delle fossero loro. responsabilità. So che lo fa con molta intelligenza, Ma ce ne sono tanti comunque i diciamo che genitori. il nuovo, la novità porta anche cultura ed educazione diverse, quindi ogni tanto bisognerebbe rinnovare anche i dirigenti accompagnatori. Ecco, Fabrizio, cosa ne pensi del mondo del calcio? Diciamo che mi sono avvicinato soltanto e esclusivamente per stare con i ragazzi. Io, diciamo, non sono competente in materia di calcio, non sono mai stato appassionato, non l'ho mai seguito né in tutta la mia vita. Però quello che mi faceva piacere è stare insieme ai ragazzi e cercare di trasmettergli sicuramente qualcosa di positivo a livello di spogliatoio, a livello di tutto. Diciamo che è quello che comporta un minimo di esperienza che potrebbe essere di vita da trasmettere a dei Perché è bambini uno di sport 13 anni. sociale il Sì. calcio, non ce lo dimentichiamo. Poi Infatti si può essere diciamo aggredito, che però comunque è vivo uno dei tutte le pochi. volte situazioni, come stava dicendo prima voi, che genitori che fanno, diciamo, tra virgolette, delle storie all'esterno dei campi proprio perché il proprio figlio gioca o non gioca. Diciamo che quello che secondo me bisognerebbe guardare proprio se il bambino ci va con desiderio, con voglia di Certo. starci e più che altro stare insieme al gruppo. Quella è la cosa principale. Poi, se per caso ha delle doti che riesce a emergere, ben venga, però diciamo non, da genitore e da dirigente dico io almeno personalmente non mi sono mai permesso Certo. In di realtà i trasmettere a mio bambini. figlio questa problematica, cioè comunque che si deve per forza affermare nel calcio. Deve stare lì, deve comunque praticare uno sport e avere la possibilità di stare insieme a tanti altri ragazzi. I Questa bambini è la cosa normalmente ci vanno prima. per giocare a pallone. Bravissimo, Poi solo io questo li ho è la ascoltati, cosa li ho sentiti principale. e ci vanno quasi tutto soltanto per giocare a pallone. Però volevo un'esperienza da parte di Rosalinda. Lei, Rosi, allena le esordienti della RS Roma, calcio femminile. L'ambiente è uguale da voi? Nonostante la mamma sopra sia stata bravissima, ecco. Sì, no, noi devo dire che come genitori siamo fortunati, devo dire, sentendo Forse per il discorso che diceva prima Barbara, tutti questi non c'è discorsi, un sì, diciamo discorso che economico dietro. truffate Sì, mercato. Sicuramente, però esatto. no, anche l'educazione delle bambine e dei genitori stessi fuori. Ci siamo trovati in difficoltà, devo dire, quando affrontiamo I con i tornei maschietti. maschietti, con dei genitori dei Mannaggia, sti maschietti fuori, maschi. perché poi noi stiamo dentro, fuori ci sono loro genitori che si sentono delle cose veramente assurde, si sta parlando veramente di bambini, di ragazze, esordienti, E quindi troviamo un sono. po' dei. Ci Giusto. sono delle volte delle. Alessio, di che volevi? E Sì, non mi ha è dato il bello. gancio Poco tempo, purtroppo il duriamo signore che poco, fa il noi abbiamo meno dirigente, mi ha dato il tempo. gancio però perché chiaramente tante volte noi accusiamo i genitori, quando delle volte io anche da genitore, nei miei trascorsi portando mio figlio, accompagnando anche mio fratello, il marcio delle volte anche nelle società, perché comunque Quello che ho detto anch'io un po' prima, comunque ci dice sono delle tante volte che il società genitore si che. lamenta, però secondo me ci vorrebbe più Bravo. equilibrio anche da parte Sì. delle società, perché delle volte vediamo, io ho assistito per primo, in alcuni campi chiaramente magari giocano dei bambini. Chiaramente i genitori a volte è iperprotettivo, l'abbiamo detto, però è anche giusto che a volte il genitore si faccia delle domande quando vede poca chiarezza. Io dico solamente una cosa, che sarebbe giusto che i bambini, almeno
essendo bambini, se la possano giocare tutti alla pari. Invece delle volte ci sono delle intromissioni fra società e alcuni genitori, e alcuni giocano e alcuni non giocano. Il problema è che ci sono società con alti numeri di iscritti e non ce la fanno tutti a giocare, ovviamente. Quindi giusto, se non una delle tematiche è anche questo, motivo per cui non giocano tutti, e non è giusto, perché un bambino di 10 anni... Ma se parliamo di scuola calcio, giustamente i bambini devono giocare tutti, a prescindere il più bravo, il meno bravo, certo, quello grosso, quello piccolo. Cioè devono giocare tutti. Anche perché pagano, peraltro. Esattamente. A parte che pagano, alla fine loro sono clienti nostra, perché alla fine quelli sono clienti loro, e quindi bisogna trattarli bene. Devono giocare perché è così. Però il problema... Però per quanto riguarda la dirigenza, sì, d'accordo, il dirigente lo dovrebbe fare, secondo me, in un'altra fascia d'età, non dove sta il figlio. Perché? Perché succede che io ho un gruppo di bambini... Abbiamo pochissimo tempo, proprio poco e siamo in chiusura. Vabbè, io ho un gruppo dei bambini, poi ho il genitore che sta lì, quindi gli altri bambini si sentono inferiori a... Perché infatti dovrebbero girare i genitori, non sempre lo stesso per tutto l'anno, quindi sono 20 bambini, 20 genitori che una volta a settimana fare, il hanno il loro turno. Fascia d'età, non dove sta il figlio. Allora, noi purtroppo siamo... Più che altro posso dire l'appello ai genitori, informatevi, i genitori devono essere informati, ossia devono sapere non li sanno come organizzare la società, devono sapere quali sono le norme di sicurezza, devono sapere... E poi, io un appello che faccio, iscrivetevi alle scuole che hanno pochi bambini, nel senso comunque è bello giocare a pallone per giocare, come dico io, andare in quelle di nome... dove pagate sicuramente di più, non sto facendo ovviamente propaganda alle scuole minori, però fino a 10-11 anni non succede niente, quindi giocate e basta, giocate tutti, esattamente. Io purtroppo sono in chiusura e mi dispiace, dedicherò un'altra puntata ovviamente ai genitori, perché mi sembra che insomma le tematiche sono tante e un'ora non basta. Io ho allungato dall'anno scorso altri 10 minuti, ma non ce si fa comunque, però almeno non siamo noiosi come le altre trasmissioni. Allora io ringrazio ovviamente Alessandro Carta. Grazie a voi. Grazie ovviamente per il tuo aiuto preziosissimo. Non abbiamo fatto il gioco degli adulti, lo faremo la prossima settimana con i miei bambini. Si sono salvati. Studia. Esattamente. C'è il fair play. Allora, però prima volevo salutare Barbara Benedetti, Federazione Italiana Giuoco Calcio, settore giovanile. La dottoressa Marinella Ferranti, psicologa, grazie, la inviteremo sicuramente quando ci sono i bambini anche, che magari è più interessante affrontare il tema con loro. Rosalinda Conti della RES Roma, ormai è la mia compagna di viaggio. Fernando Filanti, grazie a te, spero che della tua venuta qui da noi. Ovviamente Alessio De Silvestro, grazie Alessio, scusa per le domande. Allora, c'era una giocatrice della RES Roma, Erika Milani, eccola là, la vogliamo inquadrare così lei... Loro arriveranno in Serie A quest'anno, Erika, giusto? Sicuramente ci arriveranno, perché hanno fatto il connubio col gioco del calcio e noi gli abbiamo portato fortuna quest'anno, vero? E quindi sicuramente le vedremo in Serie A. Abbiamo una chiusura fatta di dolci, di dolcetti, particolare chiusura. Ci porteranno, perché io ho letto nel comunicato che è obbligatorio fare il terzo tempo fair play e portare le merende. Esattamente, lui ha portato, eccole qua, prendo io, grazie Gianluca. Lui ha portato il fair play, eccolo qua, poi le mangiamo. Passiamo prima alle signore. Adesso faccio il passaggio, noi chiudiamo con una amate il calcio per quello che è, esatto, fateglielo vivere, perché il calcio è meraviglioso fatto dai bambini, gli adulti rovinano sempre. Esattamente. Adesso mandiamo un brano bellissimo che è Vivere la vita di Alessandro Mannarino, che io adoro e amo, con alcune immagini di campi che noi abbiamo girato in questi 2 anni insieme alla mia troupe. Ovviamente il significato è vivere la vita in maniera dolce, carina e positiva, sostanzialmente per i nostri figli che crescono. Alla prossima settimana. Piccolo posto dove la sete era tanta, il fiasco era questo. E adesso vivi, perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto.
c'è cosa peggiore del talento sprecato. Non c'è cosa più triste di un padre che non ha amato. Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo. Oh,